Ciao a tutti e bentornati con un nuovo video. Oggi vi porto l'intervista a due bravissimi autori della casa editrice Idea Immagina di essere altro. Sono autori che ho già recensito sul canale, come sempre vi lascio i link per accedere ai video, se siete curiosi. Quindi procediamo subito con le domande. Come ti chiami? Eva D'Amico. Marco D'Abruzzi. Cosa fai nella vita? La scrittrice, così dicono almeno dalla regia. Responsabile del progetto editoriale Idea e scrittore. Parlaci brevemente del tuo primo romanzo. Brevemente. Qui sorge un problema perché io breve non sono neanche un po'. Diciamo che è un fantasy, naturalmente, e un dark fantasy in cui sostanzialmente recupero le figure del vampiro e del licantropo. Il primo romanzo uscì nel 2007, si chiamava I Cavalieri di Speranza ed era un fantasy abbastanza classico, niente di innovativo. Però ricevette numerose critiche costruttive e positive, tanto che mi permisero di continuare con questa con la strada della scrittura. Cosa ti ha spinto a scegliere proprio quel genere per cominciare? Direi che è un genere a cui sono particolarmente legata, perché sono cresciuta anche con i romanzi dark, non solo di Anne Rice, quindi autori magari un po' più recenti, o Laurel K. Hamilton, che adoro assolutamente, ma il mio libro preferito è Dracula, e anche Frankenstein di Mary Shelley assolutamente hanno da sempre animato, insomma, il mio immaginario. Tutto ebbe inizio in una notte buia e tempestosa. Le api, scusate, ma ho dei problemi con gli insetti volanti apiformi. E no, penso che la strada del fantasy sia nata con i giochi di ruolo, Dungeons and Dragons, Scatola Rossa quando avevo 14 anni, quindi facendo da narratore alle storie con cui facevo divertire i miei amici, pian piano è nata la passione di provare a scrivere qualcosa di mio, fondamentalmente. Come ti sei avvicinata al mondo della scrittura? Nel senso, è stato molto naturale, ho iniziato a scrivere e basta, così, senza nessun tipo di... Come ti sei avvicinato al mondo della scrittura? Credo, per collegarmi alla domanda e risposta di prima, sia stato il creare delle storie per far divertire i ragazzi con cui giocavamo da Dungeons and Dragons, da piccole avventure a grandi avventure, a campagne vere e proprie, e poi di lì è stato un crescendo fino al primo romanzo. Il tuo autore preferito? Uno solo. Uno. 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 Lo so, è dura. È tosta. Victor Hugo. Uno è tosta. È brutto. Uno è tosta perché la risposta semplice sarebbe Tolkien, però c'è anche Crichton. Tolkien. Il tuo libro preferito? Il mio libro preferito, Notre Dame de Paris. Il mio libro preferito fu il primo libro di genere fantasy che lessi tantissimi anni fa, ed è La foresta degli dèi di Stanis Mulas. Ok. Su cosa punti quando scrivi? Principalmente direi ad emozionare. Punto alla speranza che il lettore possa capire quelle sfumature di messaggi sociali, e non che tengono ben nascosti nella trama del romanzo. Domanda a cavolo. Pizza o sushi? Dipende dal giorno, tutte e due. Sala diplomatica. Da diplomato della scuola alberghiera, ex pizzaiolo e così via, non posso che dire pizza. Cioè, anche perché ho di sushi. Tra l'altro. Ok, perfetto, non c'è dubbio allora. Altra domanda a cavolo. Panettone o Pandoro? Qui si aprirà una battaglia. Anche qui ti dirò che io purtroppo mangio tutto. C'è poco da fare. Ma non ho grandi preferenze. Avrei detto Pandoro qualche anno fa, ma devo dire che ultimamente anche il panettone ha i suoi perché. Non si butta niente. Non si butta niente. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è scrivere un romanzo che possa davvero rimanere nel cuore dei lettori. Tu? Il sogno del cassetto l'ho già tirato fuori parecchi anni fa, quindi attualmente avere una stabilità che mi permetta di convolare a nozze con la mia compagna. Com'è stata la tua esperienza con Idea? Ottima, meravigliosa, devo dire, sono giunta a Idea
totalmente digiuna del mondo editoriale e anche un po' ingenua, devo essere onesta. E invece ho trovato assolutamente consigli perché Marco in primis mi ha aiutato come scrittore oltre che come editore. Quindi tanta crescita e poi soprattutto con la mia fantastica editor Claudia Cintio c'è stata una collaborazione notte e giorno per qualunque cosa. Beh, sarei di parte ovviamente, l'abbiamo fondata io e Claudia, quindi la mia è un progetto che non credevamo potesse arrivare ai livelli in cui sta arrivando in questi mesi. E grazie a Eva che ha creduto in noi, è stata la prima scrittrice a credere in noi, e tutti gli altri, Pietro Ferrussi, John Brown, che si sono avvicinati, e anche gli altri scrittori che vorrebbero pubblicare con noi e sono in lista di attesa per un responso. Perdonate la lunga attesa, ma noi siamo in due, i libri sono veramente tanti, ragazzi. Puoi darci qualche info sulla tua prossima opera? Non lo so, la regia che dice? La regia dice sì. Allora, sulla prossima opera vi posso dire che ovviamente è sempre un fantasy, ma ci troviamo in un fantasy completamente diverso, dal sapore un poco storico, con tanti grandi bei paesaggi di ispirazione irlandese, ma soprattutto nel mondo delle streghe. Bello. Il romanzo di prossima uscita è ambientato a Roma, in un futuro non troppo lontano, 2045 circa. Si può definire distopico, ma non rientra proprio nei canoni della distopia. È un bilico fra distopico e fantascienza, non lo so, perché quando scrivo non è che definisco bene quello che sto facendo fondamentalmente. Ditevi qualcosa l'un l'altro, prego. Ne so, che ti devo dire? Ci vediamo tutti i giorni, ci sentiamo tutti i giorni. Grazie, io l'ho detto proprio bene, però ho detto non c'è niente da dire. Brava, no? Brava, brava. Ma licenzi questa? L'intervista è finita, fate un saluto ai vostri lettori o ai potenziali tali. Prego. Ah, bene. Ragazzi, io vi saluto di tutto cuore e spero sinceramente che i miei romanzi vi piacciano. Naturalmente vi invito assolutamente a scrivere commenti, a dirmi cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Le critiche costruttive sono sempre ben accette, anche perché io cresco anche con voi lettori. Il nome della pagina è Eva D'Amico, autrice. Ragazzi, spero che i libri che scrivo possano interessarvi, che i messaggi che celo nelle trame siano facilmente comprensibili. So per certo che con Anzorak ho scritto un fantasy decisamente complesso da capire, e sono stato contento che in molti che hanno avuto il tempo di lasciare una recensione sui vari social network e siti di vendita online dei libri siano riusciti a capire il messaggio che era insito nella storia, e potete scrivermi, insultarmi, invitarmi a prendere un caffè, una birretta, quello che vi pare, non c'è problema, faccio dei buoni supplì, quindi se siete tanti possiamo fare una bella cena. Faccio buono anche ovviamente l'ex pizzaiolo, signori. E la sì, capricciosa va col però. Prosciutto crudo, non con il prosciutto cotto. Storie di vita vera. Ok, non voglio sentire, okay, per favore, mi fate sentire queste cose. Pizza con l'ananas, ma regà, dai, su. Aspetta che la mia editor mi fa segno così, che dovrebbe essere tipo 5 bat. Che vuol dire? Ah, la pagina, giustamente io sono social come un pacchetto morto, sì, di gomme. Sì, social come due santi. La pagina, le cronache di Marco D'Abruzzi, sì, dovrebbe chiamarsi così, si chiama così sicuramente. Comunque mi trovate anche su Facebook, Instagram e via di seguito. Ciao mamma, sono in TV.